Su e giù. Rise and fall in realtà è ascesa e caduta, ma va bene. Allora. Boris. With Boris the Wolf. Allora, fammi vedere un attimo. Steam. Collect all bacon soup in chapter 2. Nel capitolo 2, oh mio Dio. Oddio, nel capitolo 2 vuol dire che non le ho prese tutte? Vuol dirmi che non le ho prese tutte? Oh Madonna. Problema. Non le ho effettivamente prese tutte. Bel foreshadowing che avrà le braccia enormi. Madonna, sarà un macello. Mi sa che mi servirà una guida per capire dove stanno tutte le boccette. Mi sa che per capire dove saranno tutte le cosine sarà il macello. Qua? Chi sono adesso? Nulla qui. Ah, è per il cesso, sì. Qui non si può fare nulla, vero? Non posso manco saltare, va bene. Postura cessi. Non so cosa sia che sta a fare qui, ma va bene. Boris, ciao. I'm sorry, buddy. Mi ricorda a casa? Mi ricorda a casa? Alla fine del gioco c'era un quadro come questo, vicino a casa sua. I'm not getting out of here that easy. Need to open the door, but the lever is missing. Boris probably has it. Boris, ciao. Hey buddy, you seen that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. C'è un pochettino qualche piccolo scazzo di traduzione qua e là. Non è esattamente accurato, però dai, ci si può fare bisogno. Mi aspettavo che avrebbe fatto vedere qualcosa qui. Wow. Mi aspettavo che mi avrebbe mostrato qualcosa. Cos'è, una tana per topi? È una tana per topi? Fra? No. Ok, un'altra era però dentro un altro. Quindi aspetta, vai di qua. Madonna, quindi. That should be enough. Quindi vuoi dirmi che anche negli altri capitoli io ho mancato delle lattine? Madonna. No, ti prego, non dirmi che sono così ultra nascoste, ti prego. Non mi dire che sono ultra nascoste. Ti prego, no, sarà un macello. Non le troverò mai tutte. Non le troverò mai tutte quante, ti prego. Boris, tieni. Here you go. Dammi la cosina. Grazie, Boris. Allora, trovo una nuova uscita, fermo. Boris. Ciao. Let's see what's out there. Don't wander off. Don't wander off, non schivare. Cioè, don't wander off è tipo non andare via per i cazzi tuoi, ma. Cavolo, me ne sarei aspettata una nascosta lì dietro, ma. C'era questo cartonato la volta scorsa? C'era la volta scorsa oppure no? Looks like it's really dark up ahead. Let's find some light. Boris, mi spiace ma. Ah, ma tolgo la torcia se faccio così. Merda. Don't be scared, Boris. Keep the light near you so you don't get lost.
Did you hear that? Probabilmente sto beccando le lattine che non ho preso la volta scorsa. Sto probabilmente riuscendo a trovare le lattine che non ho trovato la volta scorsa, ma... Tanto non credo che Boris così possa morire, ma... Another dead end. I don't see any other way through. You got any ideas for us? Vuoi vedere le lattine che mi mancavano in questo capitolo? Erano lì? Vuoi vedere? Cioè, se così fosse, non so dove l'ho mancate nel primo capitolo. Non so dove l'ho mancate nel primo capitolo. Oh madonna. Quindi vuoi dirmi che anche in tutti gli altri non le ho trovate tutte? Madonna, che macello. Non le ho trovate tutte neanche in quell'altro. Wow. I don't remember any of this. Sì, infatti questo qui è il sorriso fatto a cazzo. Che bello. Ciao Alice. Questa è palesemente lei, ma... Another dollar. Madonna, sono riuscito a prevederla. Allora, aspetta, qui... C'è un messaggio lì dove c'era la voce di Jack Sedgwick. Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. Ah, quella era già aperta. Anche questa ha il sorriso fatto a cazzo, madonna. Madonna, perché farle così, fra... Va bene, va bene. Allora. Top of the morning! Ragazzi, è Jacksepticeye. È Jacksepticeye, non si può dire più nulla. Chi se ne frega che avete tanto di vendere su storto? Questo non è motivo per cui si dovrebbe rimproveri. E se davvero vuole essere così utile, perché potrebbe dirmi cosa dovrei fare con quel pieno, pieno deposito di quell'angelo, non so cosa. Nemmeno un pezzo di quella merda si esaurisce. Probabilmente mi sciolgo tutto per aspetta, mi sciolgo tutto per sbarazzarmene. Ok, stavo tradotto molto veloce, ma... Ragazzi, quel top of the morning... Quel top of the morning conferma che questo era Jacksepticeye. Conferma che era Jacksepticeye, porca puttana. Top of the morning to your ladies! Madonna, madonna. Era lui, sì. Aspetta che la mia amica di Instagram lo venga a sapere. Ok, aspetta, c'è da levare questa roba qui, sì. Madonna, aspetta che lo venga a sapere la mia amica di Instagram di questi easter egg. Madonna. Da parte voglio sentire per bene cosa diceva, scusami. Ok, sì. Nemmeno un pezzo di quella merda si esaurisce, l'abbiamo proprio cambiato noi. Cioè, madonna, noi italiani abbiamo reso questo gioco estremamente più volgare, cazzo. Cazzo. No, ragazzi, seriamente. Seriamente, noi italiani abbiamo veramente reso questo gioco molto più volgare. Cioè, quel merda non c'era mai nella versione inglese. Mi fai vedere comunque quegli achievement che ho preso, che cosa sono? Mi fai vedere... Scusami. Ok, ascolta Hearing Voices, ascolta tutti gli audiolog nel capitolo 3, ma io li avevo già ascoltati tutti nel capitolo 3, e ascolta tutti gli audiolog nel gioco. Cioè, perché mi sta dando achievement che in teoria dovrei già avere? Non capisco. Non capisco perché mi dà achievement che dovrei già avere. Oh no. Non dice nulla di Alice. Ok, quel poster era già rigirato, ma...
Ciao, Alice. È la versione modificata di Pop Goes the Weasel. Mi fa vedere se uso lei con il vetro, se uso il vetro su di lei. Mi fa vedere. A lei non si illumina l'aureola. Non si illumina l'aureola a lei. Ok, era questo che volevo controllare. Veramente dice ti vedo. In realtà ha detto ti vedo. Come along now. Let's see if you're worthy to walk with angels. Secondo me lei si rivolge solo a me, non potrebbe sapere che c'è anche Boris. Non credo che lei possa sapere al momento. Oddio, in realtà lei sapeva già. In realtà lei sapeva già che c'è Boris, quindi. Allora, questa volta proviamo a prendere la strada dell'angelo. Proviamo a prendere l'altra strada questa volta. Vediamo a prendere la strada di lei questa volta che cosa succede. Vediamo. Ok, la strada di Bendy dovrebbe essersi chiusa, giusto? Sì. Vediamo cosa accade questa volta se prendiamo la strada di Angel. Mia, ma. Ok, no, è semplicemente luci strane, ok. Aspetta, roba nuova! Sammy era lì con quella Allison. A quanto pare io non ho ricevuto il memorando. Alice Angel sarà ora doppiata dalla signorina Allison. Una parte di me è morta quando lui mi ha detto questo. Deve essere. Deve avere un modo per risolvere questo problema. No! Oh mio Dio, prendere strade differenti actually ti fa scoprire aspetti di trama. Ok, quindi. Madonna. È stata doppiata da un'altra? Le aveva dato la voce di lei, ma poi ha cambiato doppiatrice. No! No! Ma mi sa che adesso è tutto uguale. Sì, adesso è tutto quanto uguale, sì. Ok, allora, aspetta. Adesso è tutto normale. L'unica cosa che cambiava probabilmente era l'audio log, probabilmente. Quindi. Ma prima. Aspetta, ci sono cose che non mi tornano di Alice allora. Ci sono cose di Susie che non mi tornano. Ci sono cose di Susie che non mi tornano. Madonna quanto era disperata, quanto era disperata. Stai sbaffanculo, vattene a fare il culo. Boris, non so se è stato te. Oh, you scare me to death. Don't suppose you found anything. Ok, per adesso è tutto quanto uguale. Per ora è tutto uguale. This will do. Questo lo farà? Se non sbaglio ha detto questo lo farà, ma. Allora, aspetta, aspetta. Madonna, mi pizzia il naso. Sono storti? Non ce n'era un altro qui nel mezzo? Sbaglio, non ce n'era un altro nel mezzo. Se messi un po' qui, vedo cose. Aspetta. Aspetta, volevo stare un po' più. Nulla? Actually nulla? Speravo ci fosse la lattina nascosta, madonna. Madonna come mi crude il naso, ragazzi, vi giuro non mi sto scaccolando. Mi crude il naso in una maniera. Ah. Dio. Looks like to open this, we need to throw two levers at once. You get this one. I'll find the other. Ok, quindi ovviamente nell'altra diceva semplicemente di tizio, di Joey che diceva solo poi invece poi. Realizzare i tuoi sogni, fra, puoi realizzare i tuoi sogni e fare il cazzo che a te pare. Wally. Ok, dai di nuovo. Se la persona supera 45 stringo il bullone, giusto?
No, se raggiunge il 45 rilascia il blocco di sicurezza. Sei sicuro? Okay. Sei sicuro? Sai, sembra più difficile che paragonare cera d'api con cera di candele. Guarda, non è così difficile. Senti, se pensi che farò il mio lavoro e il tuo, sono fuori di sì. Madonna, Wally. Wally, miglior personaggio. Bra. Bra. Allora, madonna ragazzi, comunque Wally resta oggettivamente miglior personaggio. Wally rimane oggettivamente miglior personaggio. Nessuno mi può dire il contrario. Fanculo. Ok. Posso aprirlo? No, ci ho sperato. Ci ho sperato tantissimo, ma no. Questa affare si apriva. Cioè, perché c'è una statua di Bendy là sopra, scusami? Vuoi vedere che devo morire apposta? Per... No, non posso morire apposta per respawnare là. Forse se muoio il gioco semplicemente mi respawna dalla statua più vicina. Mi chiedo se posso in qualche modo andare lassù. Mi chiedo se in qualche modo posso andarci, ma non penso. Non penso, ok. Allora, non dico che finiamo il capitolo adesso. Non dico che finiamo il capitolo, ma da buona parte la facciamo. Allora. Aspetta, qui mi dirà qualcosa, vero? No, non mi dice niente. Sono sorpreso. Tanto ora arriverà lui. Ciao! Speravo che durasse di meno. Speravo che durasse di meno quel tizio, ma... Fra. Allora, vai qui, vai qui. Pensavo si fosse aperto quell'affare, invece no. Sì, fra, mi puoi levare la musica ansiogena? È finito il macello. Zuppa. Pensavo si fosse illuminato il cestino, volevo controllare se ci fosse roba. Allora, qua. Non credo di poter entrare... C'era questa mano la volta scorsa? Non credo. Non credo ci fosse la manina la volta scorsa. Aspetta, dice qualcosa, c'è qualcosa in terra. Cadiamo sempre. Lì non posso scendere, va bene. E il nascondiglio dice nulla. Ok. Diverso. Madonna, come l'abbiamo tradotto a cazzo. Alice Angelo. Alice Angelo del livello 9. Volevo scannerizzare Boris, magari. Maledetto questo ascensore. Maledici questo ascensore. Curse this elevator. Madonna, che mi sta già scusando qui. Step out your cage. There's a whole twisted world out here.
Allora, quelli li potrò vedere dopo, quindi non c'è bisogno di... non c'è bisogno di fare un paio di cose di qua e di là. Lui dirà... Questi ascensori maledetti, a volte si aprono, a volte no, a volte arrivano, a volte continuano ad andare all'inferno e tornare. Continua dicendo a tutti che se il signor Drew continua a diminuire i costi così qualcuno morirà. E di certo non sarò io. Sto salendo le scale. Vabbè, sto salendo le scale. In realtà I'm taking the stairs e anche come ho già deciso che prenderò le scale in futuro. Nulla. Ah, che no, ora si apre, pensavo di interagire con il corpo. Fammi vedere. Boris, sì, corri quanto vuoi, Boris. Tanto. Tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Quasi sicuramente abbiamo tutto il tempo che vogliamo, quindi. Fanculo. Speravo di distruggere qualcosa, ma no. No, è una ragnatela, pensavo fosse un qualcosa. Nulla. Nulla. Non ho niente di niente. Look around. It took so many of them to make me so beautiful. Do they deserve it? Anything less than perfect was left behind. All I had to do. She made me. Ok, quindi Alice ha cercato di diventare strabella perché Alice l'aveva portata alla vita e quindi lei voleva che fosse bella. Madonna, come... Cioè, se pensiamo che poi la doppiatrice di Alice è cambiata... Madonna, lei non sapeva. Lei non sapeva. Non sapeva. Tanto non me ne ero mai accorto che c'era scimmia attaccata, ma... Se lo merita... Se lo meritano? E chi lo sa? Chi lo sa? Madonna, no... Ma c'erano questi qui la volta scorsa oppure no? No. Ragazzi, ora mi riguardo le vecchie registrazioni e voglio vedere perché mi sembra troppo strano che non ci siano. Mi sembra troppo strano che la volta scorsa ci fossero e non li abbia visti. Va bene che sono cieco, ma... C'è scritto qualcosa là, aspetta, aspetta. Prima di entrare... Bla 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 bla! Now we come to the question. Do I kill you? Do I tear you apart to my heart's delight? The choices of the beautiful are unbearable. How's a girl to choose? Take this little freak for instance. Questo vuol dire veramente che ci sta dicendo tutte stronzate. Really has tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like? Living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. Urlando bene, no? Come è stato tradotto male? Come è stato tradotto male? Come è stato tradotto male? Urlando bene! Ah! È un pozzo urlante! Ah! No, ragazzi, ma... Gioco sopra! Hashtag gioco sopra, no! Rido ma piango dentro! No! No! Oh. Inky womb, I was awake.
chi ha tradotto sto gioco? Chi ha pensato ad adattarlo? No! It made me an angel! I will not let the demon touch me again. I am so close now. So almost perfect. Perfetto, ma sì, i sessi non esistono, va bene. Yes, I sessi non esistono. For now. Better yet. Madonna. I'll even let you ascend and leave this place. If you will do a few. Insi winsi, piccoli favori, ma no, chi ha tradotto sto gioco? Meno male che l'ho fatto in inglese alla prima partita. Torna all'ascensore. Madonna, chi ha tradotto sto gioco? Madonna, meno male che l'ho giocato in inglese alla prima partita, no. Chi ha tradotto? Cioè, siamo a livelli di Silent Hill, il rumore di una macchina, allora non mi devo preoccupare. No. Chi è il disagiato che ha pensato ad adattare questo gioco? Susie! Madonna, Susie era la doppiatrice di Alice. Susie era la doppiatrice di Alice. Madonna, ragazzi, no, sono troppo... Sono troppo amarezza. Sono finito in una sensazione di troppa amarezza. No, ma chi ha pensato ad adattare sto gioco in italiano? Madonna, quanto sto male. Sto male sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista. Soffro. Qualche insi winsi piccolo favore. My machines are hungry. Gather me some spare parts. Sì, sì. Sì, sì. Chiave inglese, almeno questa è adattata bene. Livello K è quello più in alto, sì. There are so few rules to our world now. So little truths. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the ink demon. Stay out in the open for too long and he will find you. For if you see him, you'd better hide. If you don't, well, I enjoyed our date. Now, let us begin our work. Mi ero quasi dimenticato che cioè, mi ero dimenticato e ricordato subito che lui arriva. Kind, gentile. Gentile, o tipo? Tipo, potrebbe essere anche tipo per il traduttore di questo gioco. Madonna, chi cazzo ha tradotto sto gioco? Madonna, ragazzi, no, ma sapete cosa? A me dispiace tantissimo... Persone gentili. Ragazzi, a me dispiace tantissimo per gli italiani normali che giocheranno questo gioco in italiano perché non sanno l'inglese e si ritrovano degli scazzi di traduzione come questo. Madonna. Quanto mi dispiace. Quanto mi dispiace per loro. Sono le 7. Sono le 7. Non sono sicuro che potremo finire il capitolo. Forse lo facciamo speedrun, ma non sono sicuro. Persone gentili o persone tipo. Madonna. Taste eats. Ok, questa fare qui proprio i cibi, va bene. Kind people meet. Incontra. Persone gentili incontrano. Incontrano il persone gentili incontrano meet the way. Ok, le persone gentili trovano la strada. Le brave persone trovano la strada. Trovano la strada per salire. O la strada in alto. Madonna, mi inizio a pensare che ci sia roba che appare da un capitolo all'altro, perché questa roba non ricordo di averla trovata. Io non ricordo aver trovato tutta sta roba nelle partite della partita scorsa.
Le brave persone trovano la strada in alto, meet the way up, sì. Meet the way up. Meet the way up. Credo anche di poter correre. Meet the way up. Cabina. Trovano la strada verso l'alto perché come potrebbe qualcuno resistere a questo? Vabbè, ma trovano la strada in alto perché because going perché vanno. Trova... Ok, aspetta. Le brave persone trovano la strada in alto perché aspetta. Because perché going, perché andare. Oh madonna, sto iniziando a perdere il filo. Madonna, è palesemente l'apprendista stregone. Ok, aspetta. Going. Ok, aspetta. Le brave persone trovano la via per andare in alto because a causa di a causa delle persone. Casa delle persone. C'era così tanto inchiostro la volta scorsa? A casa delle persone. De. Madonna, madonna. Possiamo fare un messaggio un pochettino più veloce da capire? Un messaggio un po' più breve, per favore? Ho iniziato a perdere il filo. Down. Have you met him? The ink demon. Down. They say he hears everything. Ah, era da leggere andando verso in giù. Era da leggere andando in giù, madonna. Ecco perché non mi tornava. Run so fast if I were you. You never know what will draw him in. Allora, aspetta. Qui l'avevo già controllato. Allora forse down era semplicemente per far capire. Tanto probabilmente moriremo. Ma down forse era per far capire l'ordine in cui andavano lette le parole. Fra. Poi tanto un colpo solo basta, fra. Da quando ci siete? Ah già è vero, te c'eri, arrivavi dopo, fra. Uno sotto. One down, vabbè, in realtà vuol dire ce ne abbiamo uno. Vuol dire ne abbiamo uno. Ma no. Come è stato tradotto male. Fra. Due. This one's empty. Che palle, che palle. Questo ce l'aveva? Nothing in here. Qui arrivava uno. No. Forse qui c'è il terzo. Ah, that should be plenty. Return them to me and try not to die on the way back. Allora, secondo me Bendy appare soltanto in punti scriptati, secondo me. Cioè, tipo, se noi provavamo a tornare troppo indietro, lui arrivava per forza. Allora, cerchiamo di prendere l'ascensore. Cerchiamo di prendere l'ascensore questa volta, ci facilitiamo la vita. Anzi no, sai che cosa? Dato che voglio rileggere il messaggio. Allora. Down.
Allora, vediamo questa volta di leggerlo per bene. Way. Allora. Way. Allora, way. The way. Way the. Non credo, non credo. Way the people. Way the people. Way the people, same, the same people. Aspetta, oddio no ragazzi, è un messaggio troppo complicato. È un messaggio troppo complicato, no, non sto a tradurlo tutto. È troppo lungo ragazzi. Letteralmente è troppo lungo. No ragazzi, veramente no, non voglio rileggerli tutti quanti. Mi riguarderò le registrazioni e lo ricapirò per conto mio, no, non ho fatti. Fammi andare qui vicino, almeno se arriva Bendy. Sono già alla cabina. Ma non credo che Bendy possa arrivare mentre c'è anche Boris. Non penso. Ok. Ciao Boris. Sam mi ha detto che avevo buon talento, è sempre stato un buon bugiardo. Sammy era il direttore della musica. Wow. Fammi vedere qua adesso stavolta. Punching in. Ma no, questi sono dialoghi che però non avevo sentito. Sono dialoghi che non avevo sentito. Allora, probabilmente è roba che avrei potuto sentire anche prima, volendo. Ok, nulla. Vai. Quelli gonfi. Di forte spessore. Io avrei voluto solo pieni di inchiostro thick. Sono pieni di inchiostro thick. Come back to my door. Dovrai imparare a muoversi. Madonna. Ma chi ha tradotto questo gioco? Madonna. Dei sensori inflati. Madonna ragazzi, ma chi ha tradotto questo gioco? Cioè l'ha fatto così con tutta l'amarezza. Che livello? Inflati, ah no, sensori inflati nel livello 9. Ma io sono già a livello 9. Madonna, è scritto male! È scritto male! No, ho sbagliato davvero. Better get overtime for this. Livello no, no. Qual era? Il livello K era quello più in alto. 11? Livello 11? Non credo che l'ascensore possa precipitare fino alla fine. No, era questo quello giusto, era questo quello giusto. Aspetta, livello P. No, era questo quello giusto invece. Fra, dove cazzo? Allora aspetta, prima vieni te, scimmia. Dio, il lag! Madonna, che merda. Che merda, madonna, è impossibile. Ragazzi, hardcore game. È impossibile vincere. Posso avere un achievement se vuoi nell'inchiostro? Madonna. Ok, aspetta, uno è qua, uno è spawnato qui, aspetta. Però vorrei. Madonna, ma l'ho fatto alla prima, la volta scorsa, l'ho fatta alla prima, che palle. Da dove cazzo? Fra, uno. No, voglio che lui venga qua. Quanti ne voleva di questi affari, madonna.
Sono le cose. Non mi dice nulla sul livello 11, eh. Ma dov'è la scimmia? Dov'è la cazzo di scimmia? Madonna, grazie per avermi immunizzato il co- Oh mio Dio! Voglio andare dal proiezionista però. Però voglio andare dal proiezionista. Non credo che mi sgamerà, però voglio andarci. Madonna, quest'uomo. Ok, allora, aspetta, cosa dice lì? The drinks were on Joy. I drink ce li doveva Joy, boh. Wally. Non capisco, tutti fanno come se la nonna fosse appena morta. Sguardi arrabbiati dappertutto. Le due persone dovevano alleggerire la cosa, volevo dire. Lavori con i cartoni animati. Il vostro compito è quello di far ridere la gente. Ti dico una cosa, se queste persone non iniziano a sorridere ogni tanto, io sono fuori. Ah, da here. Madonna, Wally. It was Wally's first time on the job. Zuppa. Vuoi vedere che in questa seconda run trovo tutte le... Madonna, pensavo fosse un nemico. Vuoi vedere in questa seconda run trovo tutte le zuppe... Madonna. Ah, ma la zuppa mi rigenera anche vita. Ok, la zuppa mi rigenera anche vita. Ok. The drinks were on Joy. Ok, può vedere che in questa seconda run trovo tutto. Però già ho mancato delle lattine al primo capitolo. Al primo capitolo già ho mancato delle lattine. C'è Bendy. Non può sapere che sono qui. Non può sapere che sono qui. Che ore sono? Le 7:20. Forse potremmo finire il capitolo. Non può sapere che sono qui. Se mi sgama è un cheat. È andato via. Ragazzi, se mi sgamava era un cheat. Me ne sono accorto perché tutto aveva iniziato a diventare nero. Per quello me ne sono accorto. Avrei potuto lasciare a quella cabina, ma veniva da qua e non me la sentivo di rischiare. Perché il gioco sta salvando? Poi il gioco salva a caso ogni tanto, va bene. Questo non si poteva aprire, Veramente Bendy ogni tanto deve apparire a caso, probabilmente. Una volta c'era un angelo, lei era bellissima. E amata da tutti. Lei era perfetta. Non importa quello che dice Joy. Non importava cosa dicesse Joy. Cioè io mi sono perso tutti questi dialoghi perché non mi fidavo a prendere l'ascensore. Perché non mi fidavo a prendere l'ascensore e mi perdevo tutti questi dialoghi. Back to the old grind. Possiamo farlo, ragazzi. Si fa speedrun. Madonna, 3 capitoli in una sera, cazzo. Forse per voi saranno 2 parti, ma comunque. I'll make this simple. Look for valve pads. I pannelli delle valve. Sì. Then bring me their power cores. Sì, va bene, va bene. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. Il pistone, madonna, è uno scuracessi. Livello P. Allora, livello P.
Another day, another dollar. Another day, another dollar. Livello più. Allora. Madonna, sono scritti male pure i nomi dei cosi. Che palle. Allora. Ok, questo è livello. Madonna, li sto beccando tutti, vi giuro non lo sto facendo apposta. Vi giuro non lo sto facendo apposta, sto beccando a caso tutti i livelli giusti. Mi chiedevo se fosse possibile vedere la roba anche da là. Allora, lì c'è la cabina. Glo glo. Ah, qui c'è lo stronzo. Buonasera. Ok, due colpi di sturacessi e questi muoiono, ma... Fra. Lui dice non voglio più lavorare qui, va bene, ma... Erano le scale e basta. E quelli erano pistoncini, va bene. Chi will set us free, lui ci libererà, non dice niente. Ciao. Ciao, fra. No, davvero non dice nulla. Ma è scemo? Ma è scemo? Ma vieni qui per favore. Madonna, come sei brutto, fra. Oh. Oh, muori. Hai rotto il cazzo. Aspetta, meglio se mi curo. È meglio se aspetto e mi curo un pochino. Vabbè, ora arriverà lui, non arriverà la caterna adesso. Qua. Ora apparirà da qui. No? Grazie per essere così clemente. Grazie per essere così clemente, man. Niente messaggi, nulla. Glo glo. Nulla. Lì c'è la cabina per nascondersi, dovesse servirci. E non sai che sono qui. Non sai che sono qui. Ok, è scriptato che Benny deve apparire ogni tanto. A posto? Bene. Adesso ci possiamo levare dal cazzo. Allora, ce n'erano altri da fare, ma dove? Questo è già fatto. Lì c'è scritto qualcosa, aspetta. Bello come descona. Se ci sono cosette, ma perché lo sto facendo? Fra, se non lo sai te. Mi ricordavo che te spawnavi, brutta merda. Fra, è normale tutta sta nebbia?
Ma sta nebbia è normale, però. Ma dopo la Simulator 2020, ragazzi. Allora, sarebbe bene che ora Vendi non ricompaia. Perché se Vendi ricompare, sono un attimino cazzi. Senti, corriamo, ce ne frega il cazzo a noi. Tanto siamo immortali, non possiamo morire. Tanto non possiamo morire, dai. C'è stato un tempo la gente sapeva il mio nome. Alice Angel, dicevano. Sembra che sia stato molto tempo fa, ma quei giorni possono tornare. Ken o Kent? I sogni diventano realtà, Susie. I sogni diventano realtà. Ma come che arriviamo sempre a livello 9? Always on time. Per caso Alice è rimasta, cioè mentalmente bloccata al fatto che Susie è dovuta andare via? Probabile. You see those grinning demons? Let's remove them. Possiamo rimuoverli. Just the tool to make this even more enjoyable. Chissà quando mi darà il mitra che cosa potrò vedere io. Distruggere tutti i ritagli di Bendy. Suggerimento, visita il livello K alla Heavenly Toys. Fa estensione con il demone dell'inchiostro. Va bene. Va bene. Fra. You are about to fucking die. Allora, lo so che potrei prendere le scale, ragazzi, ma non ho assolutamente spazio. Ah, giusto, prima fammi andare qui. Ora occhio lascia, fammi andare qua. Perché c'è roba che volevo vedere. Te non eri apparso la volta scorsa, bastardo. C'hai sperato. Voglio vedere se c'erano delle cosine nascoste, delle boccettine. No. Dicono che il vero problema con il signor Drew è che lui non parla quasi mai con noi, gente inferiore. Oh, certo, secondo lui c'è sempre roba interessante che arriva. L'avventura, la fama e roba simili. Ma io sono il ragazzo che deve assicurarsi del buon fine delle nostre risorse. A proposito, a quanto pare il signor Drew ha un altro grande progetto in mente ora. È top secret. Hanno dimenticato di aggiungere che sarà costoso. Va bene. Madonna, questi traduttori li hanno pagati a caramelle, non lo so. Li hanno pagati a Fruit Joy. Non lo so, li hanno pagati a Fruit Joy questi tizi, non lo so. Che palle. Ehi, sei bravo, ma riesci a succhiare una Fruit Joy senza masticarla? Allora, livello K. Madonna, che marcio. Che marcio. Allora, dai, ci si fa, ci si fa. Dove sono? Le 7:30, ce la possiamo fare. Allora, te ma io? Grazie. Grazie, mi stavo chiedendo come potessi andarmene via. Pensavo di essere rimasto inchiavardato lì per la vita. Invece no, grazie. Ok, aspetta, sto pensando. Quali altri... Cioè, dove potrei aver mancato dei barattoli di zuppa? Forse dal proiezionista qualcuno, ma dubito. In realtà non ho più paura tanto del proiezionista. Non ho più tanta paura del proiezionista, perché abbiamo bene o male capito lui come funziona. Abbiamo capito il proiezionista, se gli stiamo dietro non ci può fare niente. Fra, perché ho paura di te se mi dimentico, se mi ricordo che voi ci siete? Guardando se ci sono barattolini. Boh. Quanti dovrebbero essere? Ancora 13. Fra.
Se io attacco questa, la faccio incazzare. Cioè, perché adesso... Via dal cazzo. Ora lui è lì. Ora è lì. Questa volta non ci inculi, bastardo. Fammi entrare qua. Non ricordo che questo rumore di fondo ci fosse. Non ricordo ci fosse questo rumore di fondo. Non so nemmeno se ci sta ancora seguendo, se sa che siamo qui, boh. Prova a uscire, alla peggio possiamo venire. Cioè, alla peggio non possiamo morire, ragazzi, quindi... Cioè, tanti game over in realtà non esiste, quindi... Madonna, Bendy sta apparendo molte più volte ora. Sta apparendo tante più volte rispetto a prima. Forse perché corriamo appare molto più di prima. Fammi vedere se è scriptato ed arrivare qua. Se distruggo lei? Non posso distruggerla. Ci ho sperato. Capito che generalmente Bendy appare direttamente da davanti a noi, quindi se succede qualcosa non si fa dietro front. Generalmente se accade qualcosa ci conviene fare dietro front, perché Bendy in genere appare da davanti. Top of the morning. Allora, quanti ne vuole ancora? 8, va bene, perfetto. 8 sono quelli che mi servono. Ah sì, aspetta, il coso per salvare, anche se non credo mi servirà, ma... Always on time. Always on time. Fra... Per favore muori. Anche te, per favore. L'aeroplano si muove. No, volevo vedere se c'erano segreti nascosti, ma dubito. Ok, stroppa anche lui. E poi ci andiamo a nascondere lì dentro, perché è dove dobbiamo andare. C'è un barattolino nascosto qua dentro? Non credo. Ora ci nascondiamo. Mi nascondevo se io fossi in te. Mi nasconderei, madonna. Ma chi ha adattato non sa neanche l'italiano. Cioè, non sa proprio neanche l'italiano chi l'ha adattato sto gioco. Madonna, quanto mi dispiace. Tanto dobbiamo aspettare che Bendy vada via. Tanto non credo mi possa sgamare. Ciao. Guarda, sei bellissimo. Sei bellissimo. Bello che ha una mano a un guanto, a quell'altra no. Che dettaglio carino.
Allora, dai. Fra. Insomma, non ho tutta la giornata, dai, possiamo finire il capitolo prima delle 8. Mi stanno bombardando di messaggi al 76%, dai. Da una parte vorrei uscire adesso, ma dall'altra voglio finire il gioco. Veloce. Dai, se finiamo questo capitolo alla prossima partita si finisce tutto. Ci sarebbe anche Boris and the Dark Survival, ma quello devo un attimo vedere. Probabilmente quello lì è soltanto roba extra che... nulla. Ok, andiamo. Adesso. Allora. Porca puttana. No, ti prego, è riuscito. No, non può sapere, sono dentro. No, questo non era previsto. Merda, no. Se sa che sono qui dentro, lo piglio nel culo. La prendo nel culo se lui sa che sono qui dentro. Merda, non posso proprio correre. Oh no. Perché ho come la piena sensazione che lui sappia che sono qui. Oh no, ma sta guardando la cabina? Perché ho la piena sensazione che Bendy sappia che io sono qui? Oh no, sta guardando la cabina. Oh merda. Non uscire, non farti prendere panico. Se io mi fossi fatto prendere dal panico, sarei uscito e avrei iniziato a correre. Meno male che non l'ho fatto. Bendy, per favore, fammi uscire. Voglio andarmene da questo posto di merda, per favore. Ok, si fa che non si corre al prossimo giro. Al prossimo giro non si corre. Se riappare, di nuovo si corre diretti. Ok ragazzi, nuova tattica. Nuova tattica, corriamo solo se ci insegue. Nuova tattica, corriamo solo se Bendy ci insegue. Se Bendy non ci insegue, non corriamo. Madonna, perché il gioco sta salvando a diritto, porca puttana? Il gioco sta salvando senza sosta. Sembra che quell'icona lì voglia dire salvataggio. Apparirà uno di lì. Me lo sento. No. Grazie per avermi reso le cose facili. Please. Fammi arrivare all'ascensore, fra. Non c'è. Non credo che Bendy possa arrivare mentre c'è l'ascensore con Boris, ma anche perché sennò andrebbe da Boris, l'ammazzerebbe e si creerebbe tipo un plot hole, un plot hole enorme. Va il 9. Dio. Alice questa volta mi dice nulla. Perché tutto ciò che è meccanico è gent, madonna? Allora. Sì, madonna, ora c'è le ondate, madonna. Niente. Adesso c'è le ondate, è un macello. Va bene. Ammazzo te per vendetta personale, non posso. Va bene. Allora. Adesso dalle l'affare. Sì. Wretches have wandered my halls, have gone unchecked, trying to drag me back to the darkness. Don't
Ma Boris è laggiù che si fa i cazzi suoi? Ma Boris è laggiù che si fa i cazzi suoi? No, aspetta, non mi dire che Boris se sta lì a farsi i cavoli suoi. Aspetta, aspetta. Boris? Boris? Ma che marcio! Che marcio! Allora, aspetta, aspetta, non ti avvicinare troppo. Ok, aspetta, lui così e lui si fa normale, lui si fa normale. Madonna, com'è bello Boris che si fa i cazzi suoi. Ah. Madonna, Boris si è fatti i cazzi suoi tutto il tempo. Like a welcoming grave. Ah. I like the silence. Don't you? Ok. Fammi vedere se guardi in mutuo anche questo. Work unfinished. Fortunately, I have you to pick up the pieces. Allora, sì. But you have to go even deeper. Down, down. Dai, dai, c'è il proiezionista e poi abbiamo fatto tutto. Madonna, tre capitoli, tutti in una botta. Take the lift down. Say hello to an old friend. Se guardi Mitra così. Sending you a little present, a little firepower. Take good care of it. Sì, le fai vedere. Se magari mi dice è una stronzata, se magari mi dice che è fake. No, non mi dice nulla. It's a little hard. 5 vanno presi. Oh well, better luck next time. Allora, il proiezionista abbiamo capito come si fa, tanto abbiamo capito che se siamo bravi. Another day, another dollar. Another day, another dollar. Ah no, aspetta. Abbiamo capito che se siamo bravi possiamo stargli dietro e lui non ci sgama. Se stiamo dietro al proiezionista, lui non sa che ci siamo. Se gli stiamo dietro, lui non ci scopre. Ho svegliato il proiezionista, l'ho svegliato. Allora, il proiezionista lo prendi raccogliendo i cuori. Ne vuole 5. Allora, fammi esaminare quanto possibile. Fammi esaminare tutto il possibile, perché voglio essere sicuro di non perdermi roba. Qua non si fa niente, vero? Se io vado di qua. Ah, non posso. Sì che posso. Aspetta, aspetta. Cosa? Cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Aspetta. Che cosa ho fatto? Ho girato una manopola, ma non so che cosa ho fatto. Madonna, perché lì c'è il simbolo di caricamento all'infinito, madonna? Non vorrei si fosse buggato chissà che, ma... Cosa ho fatto io con quella manopola? Ho girato, ma non so che cosa ho fatto. Vedere, aspetta, aspetta, perché se c'è un'altra manopola di qua voglio controllare.
Achievement nascosto per girare tutte le manopole, che io ovviamente avrò perso. Non so cosa potrebbe essermi servito ciò, ma... Bello, sembra una faccina. Non so cosa possa essermi servito ciò, ma... Prima, aspetta. Non credo che vi possa passare di qua. Lui va solo a dritto. Se gli stiamo dietro lui non ci sgama. Se gli stiamo dietro non ci sgama. Destra. Lo sapevo, quando prendi i cuori lui appare subito. Lui viene subito a controllare quando li prendi. Quando viene a prendere i cuori, lui viene subito a controllare. Madonna, fa tum tum con i passi, madonna. Però lo so che in realtà basterebbe stargli dietro per non farsi sgamare, ma non voglio rischiare. Finché posso preferisco assicurarmi che lui sia lontano. Aspetta, ho culo, due cuori sono vicini. Lo sento, ho culo che due dei cuori sono vicini. Uno è proprio lì, ma voglio aspettare. Lui sta venendo qua perché sa che l'ho raccolto. Sapere che sono qui. Non lo puoi sapere. Quanti ce ne ho? 3 di 5. Il quarto è lì, devo trovarlo il punto.
non lo sento più, esco. In realtà posso farlo anche ora perché... Che marcio! Che marcio! Bullizzando! La prima partita mi ha fatto cagare addosso e questa partita lo sto bullizzando, madonna! Mi sento quasi male per lui! Quasi mi sento male per lui! Allora... Si può fare. Secondo me l'unica boccetta di zuppa che non ho trovato è qui sotto nel labirinto. Quando non lo sento più esco. Lo sento ma non so dov'è, nel dubbio mi nascondo. È a sinistra. Dimmi che non deve venire di qua, dai. Dimmi che non deve venire di qua. Madonna, deve venire di qua. Ti prego, no. È vero che gli possiamo stare dietro, ma non voglio neanche rischiare. Oddio, però sono anche curioso di sapere cosa succede se ti prende. Avrei dovuto testare subito, ma... Oddio, è anche vero che tanto... Sasa, prendiamo tutti e 5 i cuori e poi facciamoci sgamare. Madonna, smetti di... Madonna, ma quelli con ali in basso, che sta continuando a lampeggiare da ore. Senti, facciamo. Dov'è il quinto? Dov'è il quinto? Problema. Dov'è il quinto? Oddio. Me ne sono perso uno. Il quinto.
dove cazzo è il quinto? Dove cazzo è il quinto? Madonna. È lì. Dov'è il quinto? Madonna. Dimmi dov'è il quinto, no. Ci sto ore a cercarlo. Spero non si sia buggato, madonna. Fra, passa di qui per favore, vai via. Aspettiamo che si allontani un attimo. Fammi sgamare, sai cosa? Sono curioso di farmi sgamare, fra. Tanto ho visto che tutto rimane memorizzato, sai cosa? Vieni qua! Fra! Ah, semplicemente mi prende a pugni. Ah, mi prende a pugni e basta. Il proiezionista mi prende a pugni e basta. Mi sarei aspettato una kill fiera. Mi sarei aspettato una kill fiera. Vabbè, tanto risparmiamo tempo, ragazzi. Ok. Tanto, ragazzi, ci conserva tutto. Ero curioso di sapere come ci ammazzava. Ah, che schifo, però. Che schifo, però. Mi sarei aspettato una morte figa. Non lo so, tipo, ti prende e ti costringe a guardare dentro la cinepresa. Boh. E ti risucchia l'anima, non lo so, mi aspettavo qualcosa di figo, mi aspettavo una morte figa. Ma no. Vabbè. Fra, riperoni per te. Vabbè. Va bene, si finisce il capitolo, gente. Madonna, Boris, non aver paura, ci sono io. You better get overtime for this. Ah, se non sbaglio, questa era l'ultima mansione che Alice voleva, se non mi sbaglio. Allora. Oh, dai, consegniamoli a staffare e finiamo il capitolo. It seems we've reached the end of my to-do list, my little errand boy. I hope you enjoyed our time together. I'll always treasure. Sì, sì. Return to the lift. Sì, ci sto già andando. It's time to go home. In realtà, se vogliamo essere specifici, se vogliamo essere rompicoglioni, il lift non è l'ascensore, ma è il montacarichi. Se vogliamo rompere proprio il cazzo. Il paradiso. I like to dream that it's quite beautiful. A soft valley of green grass, blanketed by a warm sun. I don't think I'll ever get to see it. Are you ready to ascend, my little errand boy? The heavens are waiting. Sì. Sì. Sì, Alice, sono pronto. Sono pronto. Dov'è il messaggio che dice fanculo sta ascensore? Dov'è il messaggio che dice fanculo questa ascensore? Vendi sta lampeggiando all'infinito, madonna. Now calm down and bring me back my forest! Where is that?
Mi proteggo io, Boris! Mi proteggo io, Boris! Una volta che sarai morto. Madonna, io mi metto nei panni della gente che gioca a questo gioco in italiano per la prima volta e si becca tutti questi errori di traduzione orripilanti. Madonna. Mi metto nei panni di questa gente, Madonna. Ciao. Ciao. Madonna. Madonna. Maron. The Path of the Angel, Maron! Che ore sono? Meno delle 8, per favore. Le 8 e 5. Madonna. Maron! Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Non ho trovato nemmeno tutte le boccette. Non ho trovato manco tutte le boccette. Salvare Boris. Ancora, va bene. Va bene. Abbiamo giocato abbastanza. Sono le 8, io mi devo fermare qui. Però è stato interessante, sta diventando interessante. Porca puttana. Che madonna, ma chi si è occupato di tradurre il gioco in italiano? Cioè è stato pagato a Mentos. È stato pagato a Mentos scadute. Cioè, se mi davi un buon dì, due pacchetti di buon dì, te lo traducevo meglio io il gioco. Va bene. Ora vado a fare un bagno perché sento l'odore delle mie ascelle, quindi bella. Che schifo. Two weeks into this company, and already it's gotten interesting.